Nelle scorse settimane la Giunta regionale Lombarda, su proposta dell'assessore a enti locali, montagne e piccoli comuni Massimo Sertori, ha approvato lo schema di atto integrativo del patto territoriale comprensorio Aprica-Cortenogolgi-Teglio 2030. Due le tematiche strategiche: la riqualificazione infrastrutturale degli impianti dei comprensori sciistici Aprica-Cortenogolgi e Teglio e l'implementazione della spirale verde Aprica-Corteno. Un'operazione significativa per tutto il territorio. A seguito di quest'ultima modifica, infatti, il piano finanziario complessivo sarà pari a 23 milioni e 993 mila euro, di cui 13 messi in campo da Regione Lombardia. Tra gli interventi previsti, la realizzazione di parcheggi, seggiovie e cabinovie per incrementare e ulteriormente perfezionare l'offerta turistica Camuno-Valtellinese. Sì, allora è stata approvata un'integrazione all'accordo per quanto riguarda lo sviluppo dell'area dell'Aprica. C'è un importante investimento per quanto riguarda un nuovo parcheggio. È evidente che la recettività passa anche dalla dotazione di spazi per i parcheggi e anche, molto importante, la seggiovia Magnolia e la nuova cabina via Aprica Magnolia e la pista, il bike park, il collegamento Aprica Pian di Gembro, il parcheggio del Baradello. Insomma, sono tanti gli interventi previsti. È un accordo di programma che cuba ben 24 milioni di euro, su cui Regione Lombardia contribuisce anche qui in modo importante con 13 milioni.